siamo visti 3 anni fa. Tre anni fa, sola Russa, ti ricordi, eravamo seduti su un muretto. Cosa è cambiato? Beh, tanto, perché ho questi 3 anni ho lavorato molto sul documentario. Infatti ho organizzato un altro documentario l'anno scorso proprio in Cipina, anzi in Argento, The Wash, e poi proprio oggi ho presentato qua a Terre di Confine un altro lavoro di documentario antropologico che è etnografico, che si basa su un personaggio, su un capano particolare. Io ti volevo chiedere perché l'hai fatto? Ti è stato commissionato? Ti piaceva l'idea proprio del fatto etnografico, antropologico, hai degli studi antropologici alle spalle? Cosa ti ha motivato? Mi ha colpito tantissimo quando ho letto il libro, l'ho scoperto che c'era già una ricerca in atto di essere da parte dell'università, e forse proprio per una formazione culturale mia, sociologica, eccetera, antropologica, il fatto di riscoprire alcune qualità, doti, che forse quando ero ragazzino non vivevo tantissimo, vivevo nella famiglia, comunque il mio nonno era il dottore, e quei miei zii lavorano in campagna, eccetera. Quindi quando ero piccolo, quando ero giovane, che vivevo a Cagliari, credevo che queste qua fossero un po' cose rozze, no? Oggi il tempo è passato e quando ho scoperto che un uomo come questo, Caprano, ha un orecchio musicale di una sensibilità elevatissima, come tante altre cose che ho scoperto in campagna, mia nonna, mio zio, eccetera, che hanno delle qualità elevatissime, che si chiamano cultura, e la mia esigenza è fare come quello su di lui, e scoprire anche me stesso e mettermi alla prova con lui, quanto io addirittura sono inferiore a lui dal punto di vista proprio del senso dell'udito, cioè la qualità che lui ha, orecchio, così detto orecchio musicale. Ma credo io sappia anche un po' suonare, quindi ho musicale, ma questo dotato qua, questo uomo apparentemente così rude, così la diciamo manuale, e invece ha un orecchio musicale. E lui come si è posto nei confronti? Perché si vede che è abbastanza studiato. All'inizio come sta? Cioè tu l'hai chiamato e gli hai detto no, vorrei... Stiamo facendo questo lavoro insieme al professor Carlo Pisano, che è un docente dell'Università di Cagliari di antropologia, e che lo conoscevo, e pertanto ho avuto questo grande, mi ha aperto la porta a lui, e si è messo subito una grande, anche da parte di questo uomo, un grande entusiasmo a raccontarsi e a raccontare questa, che anche lui sente come tolta. The Wash, la lavatrice, ci spieghi brevemente il nucleo della cosa, perché io so che è la storia di una famiglia che aveva una lavanderia, giusto, che si è ammalata lavando le uniformi dei soldati, delle persone che erano alla base militare, giusto? Una storia drammatica che mi ha colpito per motivi personali e anche familiari, lo so che erano fatti i miei, però hanno avuto l'appalto di lavare questa lavanderia, questa famiglia, questa famiglia che produceva questa lavanderia, ha avuto l'appalto di lavare le divise militari dei militari della base del polico militare di Tirana. Dopo 20 anni di questa attività hanno scoperto tutta una serie di patologie tumorali abbastanza particolari, solo quelli che ci avevano lavorato, che sono soprattutto familiari. Quindi legato proprio legato, ovviamente è una cosa che io scientificamente è poco dimostrato, cioè è difficile dimostrare, ma comunque quasi sicuramente, perché sono le stesse patologie. E questa è una cosa abbastanza drammatica, oltre al fatto che c'è una base militare che insiste. Io ho lì da 1956, e quindi sono riuscito a entrare in contatto con uno solo, dei fratelli. Lui si è
reso disponibile perché ancora quando aveva fatto la denuncia attraverso un avvocato di riconoscimento della malattia sul lavoro e riconoscimento della malattia grave, pertanto mi sono messo in contatto con l'avvocato con questo e ora sono riuscito a riportare in chiave neosperimentalista che è quella, sono riuscito a portare. Come lo hai girato? Cioè si sente che c'è la presenza del regista dietro oppure hai fatto portare loro a porta libera? No, non si sente, non è un rapporto diretto, è un rapporto neosperimentalista, quindi ho ricreato una sia le scene, come se le vivessimo attraverso un'attrice, eccetera, però ho ripreso uno dei familiari quando è andato dall'avvocato a presentare la denuncia anche lui, l'ho ripresa in forma solo di racconto, dove loro parlavano l'avvocato del cliente e quindi si raccontava, e poi attraverso le immagini d'archivio. Quindi questa commissione di questi tre tipi di, chiamiamoli registi cinematografici, ho ricreato la storia, facendo un lavoro di 20 minuti circa. Poi una mia curiosità, sì. Credo di aver letto, non sono sicura, e la storia della signora che me la racconti? Quella è la storia di mia nonna. È la tua nonna? Sì, che praticamente durante il fascismo, durante proprio l'occupazione militare fascista, aveva conosciuto questa signora che era riuscita a durante proprio un rastrellamento, quindi lei si era nascosta in un casolare, è riuscita a sopravvivere per circa un paio di settimane, non aveva cibo, aveva da questo casolare c'era una piccola grotta piena d'acqua e quindi poteva bere, ma lei e il suo compagno, il più giovane, sono riusciti a sopravvivere grazie alle fatte delle sue amiche, andavano nel suo casolare dal granaio e portava i chicchi di grano. Lei attraverso un macinino, loro girava ogni due giorni, girava e macinava questo grano, con una candela per riscaldarlo, facevano il pane e sono riusciti a sopravvivere grazie alla formica. Quindi quando ero bambino mi ricordo che mia nonna, quando avevo avanzato, ho avuto 10 anni, eccetera, avevo schiacciato le formiche e mi raccontava, sentite adesso quella mia parente, eccetera, non si tocca le formiche, sono sacre, e le formiche erano salvate. Mi piaceva sentirla raccontare. Ok, grazie mille. Grazie a voi, grazie al festival. Ciao.